Un saluto anche all'amico Renato Ognia che rappresenta la sanità delle valle del Natisone e del Cividalese, del Cividalese con Coci. In generale Coci, ecco, combinato per il Cividale. E naturalmente mi hanno detto di portare i saluti anche i comitati di Maniago e di Sacile, che sono nelle nostre stesse condizioni. Come avete letto, sentito nei giorni scorsi, la Regione in fretta e furia ha convocato questa conferenza stampa qui a Gemona per dire che arriveranno meraviglie, arriveranno cose dell'altro mondo. Sì, naturalmente senza dire quando e soprattutto quanti soldi vengono spesi per l'edilizia, quanti per l'attrezzatura, quanti per il personale. Tutto un potpourri tanto per buttare fumo negli occhi della gente. Noi non siamo contro qualcuno. Noi siamo in piazza per qualcosa, esatto. In questo caso è la sanità di tutti, perché la sanità non ha colore, non ha partito e dal pronto soccorso prima o poi passano tutti, i belli, i brutti, gli intelligenti, gli stupidi, chiunque. Quindi, e anche i politici. E anche i politici. Quindi noi ormai da 26 anni, stiamo lottando per tornare ad avere un ospedale che sia degno di questo nome. Tutte le varie amministrazioni che si sono succedute in tutti questi anni regionali, purtroppo di destra o di sinistra, hanno fatto esattamente il contrario. L'ultimo colpo è stato quello, allora il penultimo colpo, la Fasola del 95, lo ricordiamo tutti. Poi è arrivata la signora Serracchiani che ha ben pensato di dire chiudiamo anche ancora qualcosina. Il centrodestra che è arrivato, che prometteva meraviglie, ci regala l'ospedale di comunità, che significa che le persone che hanno gravità, numero costante pesanti, saranno accudite dagli infermieri e dai parenti e dal medico di famiglia. Questo è l'ospedale di comunità. Questo è l'ospedale di comunità. Fallito in Toscana, fallito in Emilia, perché l'hanno inventato loro. Vent'anni fa. Fallito in Lombardia. Fallito in Lombardia. Dappertutto. La zona montana che va da Tarvisio, che viene chiusa forte, che passa per Gemona, arriva a Cividale, arriva fino a Corno di Rosato, sono 1500 chilometri quadrati che non abbiamo una sanità che si possa rispettare, addirittura in chiusura. Solo questo, a Cividale del Friuli hanno stanziato l'anno scorso con la delibera 963 del luglio scorso, quindi siamo a distanza di 12 mesi, sapete cosa hanno stanziato? Niente, in pratica non hanno fatto neanche il progetto preliminare per la sala mortuaria, ecco l'unica roba che hanno messo a disposizione 450.000 euro per la sala mortuaria, non so se qualcuno sa com'è a Cividale, sono due stanzette da 5 per 8, ecco, per darvi...